Vietnam e Unione Europea hanno siglato da alcuni anni e stanno ratificando gli accordi di libero scambio. È un momento straordinariamente importante per l'economia mondiale, ma in particolare italiana. Ci saranno sicuramente opportunità strategiche. Noi immaginiamo ad oggi che per esportare il nostro vino bisogna pagare i dazi che sono quasi rendono la vendita incompetitiva. Questi nuovi accordi, anche se avranno un'entrata in vigore scaglionata negli anni, saranno di strategica importanza e porteranno i due paesi ad essere più vicini dal punto di vista commerciale. Lo sono già dal punto di vista culturale, perché Italia e Vietnam sono vicini fino a partire dall'esperienza della solidarietà del periodo della guerra contro gli Stati Uniti, poi trasformatasi in conoscenza reciproca, quindi l'associazione Italia-Vietnam si è trasformata da associazione di solidarietà in associazione di scambi culturali, fino alla fondazione della Camera di Commercio Italia-Vietnam, che è del 1996. Ora sono passati più di 20 anni da quella data e la Camera di Commercio Italia-Vietnam, con l'appoggio del Consolato, entrambe hanno sede Torino, la nostra Camera a valenza nazionale naturalmente, sono un po' un punto strategico per tutta l'Italia, per sviluppare i nostri rapporti sia culturali, di conoscenza, scientifici, economici e culturali. Okay. E commerciali.